storica passeggiata spaziale per l'astronauta italiano dell'ESA Luca Parmitano, la prima di un astronauta del nostro paese. A 6 settimane dalla partenza della missione volare dell'Agenzia Spaziale Italiana, Parmitano ha dunque realizzato un nuovo primato. L'astronauta catanese ha trascorso oltre 6 ore di lavoro fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale, insieme al collega della NASA, Chris Cassidy, un veterano delle Skywalk. Un momento particolare, un momento particolarmente importante per l'Agenzia Spaziale, perché negli ultimi 21 anni dal primo volo dell'astronauta italiano abbiamo ottenuto questa possibilità dell'attività extraveicolare, di questa che chiamiamo passeggiata spaziale, ma che tutto si connota eccetto che è una passeggiata. È un lavoro intenso, un lavoro di 7-8 ore, per cui sono preparati a lungo a terra, si sono preparati a lungo a bordo e la fatica è talmente elevata che dopo questa passeggiata avranno 24 ore di riposo. La passeggiata spaziale di Parmitano è stata seguita in diretta dalla sede dell'ASI di Roma Tor Vergata. Appena usciti dalla IS, i due astronauti si sono recati in 2 differenti aree della stazione spaziale. Con manovre d'acrobata da circo, Parmitano ha lavorato chiuso nella sua tuta robot da 100 kg, fissato con uno speciale strumento al braccio robotico della stazione spaziale. È un momento importantissimo per l'Italia, un momento di orgoglio nazionale, ha commentato il presidente dell'ASI Enrico Saggese. La tecnologia italiana ha dimostrato già di essere presente sulla stazione in tutti i casi, ma il fatto di vedere un giovane astronauta che con interesse e con gioia affronta questa fatica è senz'altro un aspetto importante, un aspetto assolutamente indimenticabile.